Benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Carly e questa ovviamente è la vostra cimiettina preferita. Oggi è Halloween, ma quando uscirà questo video ovviamente sarà già passato Halloween. E quindi ho pensato che fosse carino fare insieme un gioco dove se urlo si restarta. Ora sapete che non sono un cuor di leone, specialmente nei giochi horror, quindi cercherò di resistere il più a lungo possibile. L'obiettivo di questo gioco è sopravvivere almeno 18 minuti. Vediamo se ci riesco. Questo gioco si chiama letteralmente Non Urlare e come vedete già il tono della mia voce in questo modo, che non sto urlando perché sono anche le 7 di sera, ho dei vicini di casa, supera questa barretta. E se mi capita anche del gioco, si ricomincia semplicemente. Quindi dovrò parlare piano piano e dovrò cercare di non urlare. Iniziamo. Ho paura. Ci troviamo in un bosco. Questo video sembra registrato con la qualità di una carota. Come potete vedere, il tono della mia voce è proprio lì, al pelo al pelo. Vediamo cosa capita se provo ad alzare la voce. Subito, diretto. Questo sarà un ASMR. Vai, Carly. Abbiamo 18 minuti. Forza, Carly, forza, Carly, forza, Carly. L'ambientazione è molto simile a quella di Slenderman. Ah, e ovviamente ho dimenticato di menzionarvi che il timer scende solo se stai camminando. Cioè, perché non puoi stare fermo e aspettare che passi il tempo e sopravvivere così, no? Devi per forza esplorare, camminare, guardarti attorno. Sì, comunque, cioè, questo sembra registrato veramente con un Nokia. del 1200. Alzate la voce. Devo stare zitta, devo stare zitta. Non devo neppure ridere. Non posso farlo. Toh, guarda, ci sono delle panchine qua. Belline. Sono molto alla moda. Non posso parlare, non posso dire niente, niente. Per il momento non ho visto nulla di strano. Ma scusate, è caduto un aereo qua vicino, che ho visto che c'erano dei sedili volanti. Qua c'è il motore. Boh. In alto a destra c'è qualcosa che si muove là in alto, sopra a quella cosa che sta lampeggiando. Che cos'è? Ragazzi, ci sono dei salami appesi. Ma il mio respiro fa rumore? No. Eh sì, questi sono dei salami appesi. Volete una lattina di Coca-Cola? Qualcosa? Posso offrirvi qualcosa? Ah, vedi che c'è un aereo veramente che è caduto? Forse ci stiamo trovando nella serie di Lost. Vabbè, comunque, a parte i salamini appesi, non ho visto nulla ancora di spaventoso. Forse ho parlato troppo presto. Mammina! Oh, sento qualcosa. Forse dentro l'aereo deve entrare? Ok, la mia vista sta sparpallando. Indice che è meglio che non entri in questo aereo. Comunque all'inizio del gioco c'era una sorta di intro di questo signore, che immagino abbia creato il gioco, che diceva di giocare con il volume al massimo delle cuffie. Toh, io non lo metto al massimo. No, no. Che succede? Va bene, immagino che io non debba stare qua dentro, no? Meglio che io esca e sta pure per accadere qualcosa. Fatemi uscire! Già che mi hai detto. Fatemi uscire da sto posto, vi prego. Ah, meno male. No, ragazzi, sta per accadere qualcosa. Sta per accadere qualcosa. Me lo sento. Ah, vedo una freccia che ci dice di andare a sinistra. Tutto molto realistico in un bosco. Una freccia che si illumina a sinistra. Effettivamente qua c'è qualcosa. Comunque non vorrei dire, ma la vista è peggiorata da quando siamo entrati nell'aereo. Forse non sarei dovuta entrare. Forse. Ho paura. Mamma, vienimi a prendere. Che c'è qua? È il benzinaio? È un mini market. Dov'è l'entrata? Sempre che ce ne sia una. Perché sotto sotto io spero che non ci sia un'entrata per questo market? No, invece c'è. Anche loro fanno l'ASMR. Non vedo un tubo. Oh. Chi è che muove le pentole? Non voglio entrare, mamma. Mammina, non voglio entrare. Oh, sono già passati 5 minuti, eh. Ne mancano solo 13, ce la posso fare. Oh, calma, 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 calma. Altri salami appesi al soffitto. Ma devo proprio continuare? Oh, la frutta qua sembra fresca, però. Chi è che sta traslocando? Non so da che parte devo andare. Forse è il caso che io esca? Non è il caso che io entri di qua, giusto? O forse io devo entrare qua. Toc toc. Permesso. Mamma. No, ragazzi, ho paura. Ragazzi, ho paura.
Ah, forse avrei dovuto ascoltare l'audio prima. Forse sì, forse avrei dovuto. Scusate, ma cosa stavo mangiando dentro il gabinetto? Non ce la faccio. No, no, usciamo, 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 usciamo. Per l'amor di Dio. Allora sì, forse avrei dovuto ascoltare l'audio prima in aereo. Vabbè, meglio così. Capitano tutte cose quando ascolti gli audio. Che succede, mo? Oh, ragazzi, cioè, sono stata brava, però. Non ho ancora urlato in 10 minuti. Meraviglia. Noi continuiamo il nostro giro turistico. Con calma, con questa voce da ASMR. Possiamo anche solo fare un giro attorno al market, non c'è bisogno di esplorare troppo oltre. Stai scherzando, stai scherzando, stai scherzando. Ma se io andassi diretta al mini market, ora che è giorno? Questa potrebbe essere una furbata. Qua siamo di nuovo al market, l'ho ritrovato, meno male. Ok, cerchiamo di fare un giro dietro. Il carrello che si muove, i corvi. Ormai non mi fate più paura. Ci sono abituata a queste cose. Là c'è un'altra luce. Ecco, vediamo di esplorare là. Perché dentro non è che mi sia piaciuto più di tanto il market, sinceramente. Non è stata una bella sorpresa. Per un attimo mi sembravano cosce di pollo. E invece sono foglie. Ok, senti, ho capito. Proviamo a uscire da qua. Mi rimangono solo 12 minuti. Gioco, hai solo 12 minuti per spaventarmi. Dopodiché avrò vinto. Sugo di ketchup. Raga, cos'è sto suono? Raga, cos'è sto suono? Raga, raga. 10 minuti. 10 minuti ce la posso fare. Chi è che sta parlando? Dio, vi prego, qualcuno l'ha vista macchina. Perché mi ha fatto aprire il baule come se ci fosse qualcosa dentro? Oddio. Capita qualcosa? Perché mi sono spaventata così tanto ad aprire una macchina? Forse perché non ho la patente. 9 minuti, 9 minuti rimasti. Vi giuro, mi sento il cuore in gola in questo momento. Ho veramente paura di quello che sta per accadere, perché me lo sento che sta per accadere qualcosa. No, raga, io esco da sto parcheggio. Me ne vado nei boschi. Lo faccio solo per il bene del video, perché io starei volentieri qua dentro. 7 minuti. Sto per vincere questa challenge. Vi giuro, se mi capita come prima che dico ah e muoio per terra per niente, chiudo tutto. Perché non si vede un tubo? Ah, siamo tornati all'aereo. No, 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 no. Beh, però potrebbe essere la mia occasione per ascoltare il messaggio che volevo ascoltare prima. Vediamo se lo ritrovo. La mia anima ha appena abbandonato il mio corpo, ma non ho urlato. Vedete che era un audio da ascoltare? Perché la pianta qua sotto si è appena mossa? Ragazzi, la pianta qua sotto si è appena mossa. Forse il vento, scendiamo lo stesso. 5 minuti! 5 minuti! Questo che è? Ah, un sasso. Sta per accadere qualcosa, me lo sento. Questo coso davanti ai miei occhi è appena esploso. 4 minuti! 4 minuti! Cadono piccioni dal cielo. Cos'era? Andiamo da un'altra parte, va che è meglio. Dite che è il momento di tornare al mini market. Il nostro posto sicuro? Per me sì. No, ma chi è mo questo? Ho visto una suora levarsi nel cielo. Facciamo finta che non abbia visto niente, andiamo avanti. Non ti azzardare a tossire. Non quando mi mancano 2 minuti, non tossire. Ce l'ho quasi fatta. Sta per accadere qualcosa. Un minuto.
Ragazzi, gli ultimi 60, anzi gli ultimi 70 secondi. E poi è finita. Poi posso chiudere questo video. Per la prima volta in vita mia non vedo l'ora, seriamente, di finire un video. Cercate di capirmi. 30 secondi, raga, 30 secondi. È finita, è finita. Non può più capitarmi niente in 30 secondi. 5, 4, 3, 2. Non ci credo. No, no, basta, basta, basta. Il timer è finito. Io ho finito questo gioco. Oh, grazie a Dio. È tornata l'alba. Grazie. Che notte tremenda in sto posto. Adesso posso urlare. Ah! Ah! Non vedevo l'ora di farlo. Sì. Vabbè, però ho vinto, cioè. No, 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 io non lo ricomincio, assolutamente no. Forse avrei dovuto attendere per qualche schermata finale che mi dicesse hai concluso il gioco. Però come potete vedere ce l'ho fatta, alla grande. Che strano adesso parlare un volume più alto. Ragazzi, spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Da Carly e da Cimi è tutto, vi auguriamo buon Halloween e ciao!